Siamo con il sindaco di San Ferdinando. Sindaco, siamo a ottobre, inizia la stagione agrumaria. Ecco, cosa è cambiato o cosa cambierà? È cambiata anche la nostra determinazione, perché noi stiamo lavorando per il superamento della tendopoli. Cioè dobbiamo andare al superamento delle tende per i migranti. E tutta questa determinazione non nasce sicuramente da sentimenti di esclusione o di xenofobia, ma è soltanto perché noi vogliamo porre il problema della presenza dei migranti in tutta la sua drammaticità, ma come un problema politico. Perché l'accoglienza non è un dogma religioso, è neanche un risarcimento per le politiche di predazione fatte dall'Europa, ma è un problema politico che noi viviamo e che deve essere affrontato in tutta la sua complessità, in tutta la sua spinosità, in tutta la sua durezza. E da tempo abbiamo indicato anche il modo per affrontare questo problema. Non si può pensare di scaricare il peso e l'incandescenza di queste presenze nella piana soltanto con la tendopoli di San Ferdinando. E allora bisogna pensare ad un'accoglienza diffusa, ma che naturalmente abbia il conforto del lavoro. Per questo noi abbiamo detto e ci siamo rivolti tantissime volte anche alla politica. Cioè a quella politica capace di coniugare gli ideali dell'uomo con la concretezza anche delle decisioni, quella che è capace di dare spessore e profondità anche ai problemi, quella che è soprattutto capace di sentire il grido e il lamento che sorge qui dalla piana e quindi che sia capace di operare una riflessione per un ripensamento critico complessivo della piana, cioè la presenza dei migranti deve essere una occasione storica per pianificare diversamente anche il territorio e fare una pianificazione, cioè che segua un modello autopropulsivo di sviluppo, legato alla utilizzazione anche di tutte le risorse che ci sono sul territorio, dall'agricoltura, che deve essere sottratta alle logiche predatorie anche delle famiglie mafiose, ma anche ad una utilizzazione polifunzionale anche della realtà portuale, perché cioè una pianificazione che serva e che ponga al suo centro il lavoro, perché soltanto il lavoro ha l'energia tellurica capace di cambiare il territorio in profondità. È il lavoro con le sue dinamiche relazionali, con le sue dinamiche prossemiche, capace di liberare nuove energie e di diventare anche condizione di nuova cittadinanza e di nuova integrazione. E questo lo dobbiamo fare noi, la nostra regione, che in nome della sua storia e della sua cultura, una cultura che per prima ha incontrato e respirato l'incontro, la compassione, l'accoglienza ed è stata larga parte anche della spiritualità occidentale.